Amiche e amici appassionati di grande ciclismo, buongiorno da Roberto Sardelli. È una puntata di fuori corsa piuttosto sui generis, un pochino fuori dai canoni che ci vede sempre protagonisti negli studi televisivi di Telecentro 2 a Livorno. Ebbene, ovviamente parlando del Giro d'Italia bisogna raccogliere tante situazioni, tante testimonianze, per cui restare come nei soliti protocolli può risultare per certi versi anche più facile, ma sicuramente poi alla fine il risultato rischia di essere meno interessante. Allora, siamo stati alcuni giorni, bisogna ovviamente sottolineare un pochino quella che è stata la nostra esperienza, dall'esordio a Bologna, dalla partenza del Giro d'Italia a Bologna, per poi proseguire con Fucecchio e Orbetello. Siamo stati presenti al Giro d'Italia e al Giro d'Italia torneremo, però ovviamente la Corsa Rosa ha richiamato sempre e continuamente la nostra attenzione. Una Corsa Rosa che affronteremo con particolare attenzione tra poco, il tempo solo di lasciare un breve spazio ai nostri partner commerciali che, come mi capita di sottolineare sempre più spesso, ci stanno davvero dando una mano in questa nostra iniziativa editoriale. Papola Costruzioni, edilizia di alta gamma dalla A alla Z, carpenteria, costruzioni civili e industriali, ristrutturazioni, finiture e noleggio attrezzature. Per consulenze gratuite e preventivi telefonare a 349 66 08 569. Papola Costruzioni, l'eccellenza a portata di mano. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossetticostruzionisrl.com. Premium Carrozzeria. Scegli il meglio per la tua auto. Un team di professionisti al tuo servizio per ogni evenienza. Premium Carrozzeria. La puntualità prima di tutto. Soccorso stradale 24 ore su 24. Auto di cortesia. Gestione sinistri. Premium Carrozzeria. È a Ospedaletto Pisa. Via Oliva Giovan Battista 14. Telefono 050 98 05 30. Riprendiamo allora con il nostro approfondimento, sottolineando quello che ci hanno detto queste cinque tappe di inizio Giro d'Italia. Cinque tappe che poi facciamo presto a fare conti, rappresentano già quasi un quarto della Corsa Rosa. Allora, c'è stata una partenza veramente a sprombattuto, ce l'aspettavamo, che una prova di 8 km, qual era appunto la cronoscalata verso San Luca, dal suggestivo centro storico di Bologna, da Piazza Maggiore fino a San Luca, avrebbe costretto bene o male i grandi favoriti a uscire allo scoperto. Così è stato. Tra i sei favoriti che si godono appunto il pronostico dei principali appassionati, addetti ai lavori, anche bookmakers, vogliamo ricordare appunto l'attuale maglia rosa Roglic, ma anche il nostro Nibali, Landa, Lopez, Dumoulin e Simon Yates, che tanto seppe farci divertire nell'edizione passata. Ebbene, questi sei grandi nomi, fatto eccezione del basco Michel Landa, sono andati a occupare nella tappa di apertura le prime cinque posizioni dell'ordine d'arrivo. Quindi praticamente spettacolo è stato rispettato, effettivamente ciò che ci si aspettava, e cioè che i grandi leader sarebbero usciti allo scoperto. Poi sicuramente una circostanza non troppo positiva è stata questa primavera, che tarda davvero ad entrare,
e praticamente quando il vento, se non addirittura la pioggia come ieri, ha caratterizzato proprio questa prima parte di Corsa Rosa. Una Corsa Rosa dove però sono scese in campo anche le ruote veloci del gruppo. Tanto è vero che a Fucecchio abbiamo assistito a una bellissima vittoria del tedesco Pascal Ackermann, vincitore fra l'altro anche a Francoforte nella classica del Gran Premio di Francoforte del 1 maggio, battendo proprio un Elia Viviani apparso subito a nostro giudizio piuttosto tonico, però forse aveva sbagliato qualcosa in quella volata. Un po' più dietro invece è apparso Fernando Gaviria. Si replica il giorno successivo a Orbetello e qui, a parte il vento, è stata un pochino la volata delle polemiche, non tanto polemiche intese tra corridori quanto piuttosto fra la giuria, che ovviamente rispettando il proprio protocollo ha giudicato scorretta la volata del campione olimpico veronese Elia Viviani, reo di aver danneggiato il giovane Matteo Moschetti e quindi di aver pochino falsato, sempre ripeto a giudizio della giuria e dell'analisi che questa ha fatto alla VAR, di aver falsato lo sprint. Sicuramente tanta rabbia per il campione italiano, però come ha affermato in tutta sincerità Fernando Gaviria, una vittoria che non sente assolutamente. Ebbene, il giorno dopo, e siamo già a martedì, c'è la tappa di Frascati, secondo molti una tappa per velocisti, ma anche qui complice il vento, complice sempre un clima assolutamente non amico dei corridori, è una tappa troppo insidiosa e questo troppo sta a significare gli incidenti che si sono verificati, il più grave dei quali a poco più di 5 km dal traguardo, che poi con l'evolversi della cronaca si vedrà ha costretto al ritiro Tom Dumoulin. È stato un arrivo davvero difficile quello di Frascati, un arrivo che ha visto approfittare la maglia rosa, che ha messo ulteriori 18 secondi tra sé e gli immediati inseguitori nella classifica generale, ma il povero Tom Dumoulin, vincitore del Giro del Centenario, è arrivato sanguinante al ginocchio al traguardo con oltre 4 minuti di gap. Ebbene, fatte le dovute indagini all'ospedale più vicino, è stato dimostrato che non c'erano fratture. Tom Dumoulin parte, una giornata davvero atroce sotto il profilo sempre climatico, pioggia dall'inizio alla fine e dopo i primi chilometri deve dare veramente addio ai propri sogni rosa, cioè la Corsa Rosa perde uno dei protagonisti più attesi. Tom Dumoulin se ne torna dunque a casa con l'intento di rimettersi e di preparare al meglio il prossimo Tour de France. Ripeto, ci rimette la Corsa Rosa che si vede priva di uno dei protagonisti più attesi. Altra volata sotto la pioggia a Terracina, altra volata di gruppo, la giuria aveva preventivamente e opportunamente, il caso di dire, neutralizzata la prova al primo passaggio sotto il traguardo. Questo per che cosa? Questo per consentire ai velocisti di contenere tra di loro la disputa, evitare che anche gente del gruppo, ma soprattutto la volata, si presentasse a ranghi fin troppo affollati. E anche qui a spuntarla è ancora il tedesco Pascal Ackermann. Una vittoria netta, senza ottenuta grazie a un poderoso colpo di reni che ha visto praticamente il telescone della Bora Hansgrohe prevalere su Fernando Gaviria. Uno sprint molto particolare per il nostro Elia Viviani, che proprio agli ultimi 200 metri ha rinunciato alla disputa. Ma ripeto, c'erano situazioni veramente estreme e avremo modo poi di appurare di questa situazione anche con la testimonianza diretta. Come dirette sono state le tante testimonianze che andrei a proporre, che sono state raccolte nel corso delle prime
giornate di gara, in particolar modo a Fucecchio e poi il giorno successivo da Vinci a Orbetello. Manuele Boaro, allora un pochino un angelo custode per Michelangelo Gigel Lopez, che è partito molto bene, diciamolo. Ma l'importante di queste tappe è non perdere nulla, siamo qui per far bene, non ci nascondiamo. Il giro è partito con una crono impegnativa, ieri tappa stressante, oggi c'è il vento, vedremo cosa si riceverà. Manuele, Michelangelo è molto giovane, ma ha già il carisma del leader, del capitano per dirigere la squadra. Ma è un ragazzo tranquillo, quindi siamo tutti qua per lui, lui lo sa e ci fa stare tranquilli, quindi confidiamo in lui, ha dimostrato l'anno scorso di andare forte e quindi ci crediamo. Oggi a Orbetello la squadra non punterà al successo parziale, ma solo un controllo della corsa. Ma come ho detto prima, i primi 10 giorni dobbiamo stare solo a controllare e non perdere nulla. Ma poi quando arrivano le salite, lui sa fare il suo. Grazie Emanuele. Valerio, questa primavera ti abbiamo visto un pochino nascosto. Nascosto in che senso? Nascosto che non ti abbiamo visto troppo alla ribalta, hai molti chilometri nelle gambe e soprattutto il giro dovrà essere una vetrina importante per te. No, vengo da buoni risultati comunque, il secondo in classifica generale al Turchia è un buon risultato, qua livello altissimo, abbiamo una gran squadra, soprattutto oggi è una giornata insidiosa col vento e speriamo per Gaviria. Assolutamente, Gaviria, le volate di Gaviria sono prioritarie per voi. Vi manca un uomo di classifica, quindi spazio per i vincitori di tappa, e questo, tra questi potenziali vincitori ci sta anche Valerio Conti. Hai addocchiato una tappa? Sì, appena si delinea un po' la classifica, ogni tappa mossa è buona per la fuga, sperando che non sia come l'anno scorso, una corsa strana dove sono arrivate le fughe, ma sono sicuro che qualche bella fuga per andare all'arrivo e provare a vincere ci sarà. Il morale di Gaviria? No, Gaviria sta bene, ieri magari è stato il primo giorno e oggi sono convinto che potrà fare meglio. Grazie, in bocca al lupo Valerio. Crepi. Fabio, il traguardo di Orbetello non ti evoca gran bei ricordi? Regno Unito. Sì, sarà molto vento, abbiamo già fatto altri arrivi là, speriamo di arrivare tutti insieme e di sprintare al migliore del meglio con Elia. Ieri i sincronismi con Elia non sono stati perfetti e perlomeno questa è l'impressione. Siamo arrivati vicino alla vittoria, basta aumentare un gradino e c'è il primo. Grazie. Marco Frapporti, ieri abbiamo visto un pochino nervoso Manuel, oggi si cerca riscatto, tra l'altro qualche anno fa hai un ricordo positivo dell'arrivo al Vettello, vuoi ricordarcelo? Sì, per me è stata la prima vittoria da professionista, una vittoria abbastanza fortunosa e quel giorno praticamente rimanemmo in una quarantina di corridori davanti e mentre tiravano la volata a pettacchi, credo uno del suo treno, adesso non ricordo chi in particolare, sbagliò e prese la deviazione dalla miraglia, io fui il primo a andare a destra dove tra l'altro eravamo già passati e vinsi la tappa con un pizzico di fortuna e anche con un attimo di lucidità in più rispetto agli altri. Ieri una lunga fuga fra tanta gente, una bella soddisfazione. Sì, iniziare un Giro d'Italia così con questo stimolo è sicuramente un motivo in più per continuare a far bene per tutta la gara e oggi vediamo di fare una buona volata con Manuel, speriamo che oggi vada tutto bene, lui è in ottima forma e cercheremo di lanciarlo al meglio. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a voi. Giorgio, la tappa di oggi è sfacciatamente a favore dei velocisti, ma sicuramente con le tappe nervose che ci separano dalla crono di San Marino vorrei inventare qualcosa. Ah sì, la condizione è buona e spero giorno per giorno di migliorare e oggi vedremo, sarà dura con questo vento, forse farà più danni di una tappa di montagna. Tu hai vestito la maglia rosa, però forse dopo anche una performance non ottimale di Mollema a Bologna
Forse siete più una squadra preposta a vincere le tappe o no? Ma Bauke, io penso che Bauke sia in ottima condizione e lui è qui per la classifica. Noi siamo qua per supportarlo e per dire la nostra in qualche tappa, almeno per quello che riguarda me. Grazie Giorgio. Grazie, grazie. Cristian, a scanso di equivoci, le volate per Cristian Sbaraglio o per Davide Scivolai? No, le volate come ieri, quando arriviamo in gruppo compatto, il leader della squadra è Cimolai, quindi anche ieri ero a sua disposizione e vediamo di trovare qualche tappa un po' più impegnativa e vediamo già da domani, il giro è lungo, quindi ci saranno opportunità, l'importante è stare bene. Comunque tu ieri si è comportato bene, Cimolai, c'è stata quella pericolosa virata che forse ha compromesso la sua sprint. Sì, sai, le volate sono sempre fatte di situazioni, ieri non è stato il massimo, però il livello è alto, l'importante è essere lì davanti e giocarsela. Oggi è previsto molto vento. Sì, oggi è una giornata nervosa, lunga e sempre vento, vediamo come evolverà. Grazie Cristian. Ciao, ciao. Salvatore, tu hai già assaporato il sapore della maglia rosa, ma si aspettava Bernal al Giro d'Italia, ma questi due giovincelli rischieranno in senso positivo di lasciare il segno. Ma Bernal è stato sfortunato poco prima dell'inizio del giro, quindi adesso abbiamo questi due giovani, che comunque per loro è il primo giro e vedremo cosa riusciranno a fare nei prossimi giorni. Vuoi ricordare i loro nomi? Li vedi emozionati? Ma uno è Pavel Sivakov, che ha appena vinto il Tour des Alpes, e un altro è Teo Gregoriart, che comunque ha vinto due tappe al Tour of l'Alpes, quindi è in grande condizione di forma. Oggi è previsto vento, ci sarà da proteggerli, e Salvatore forse è preposto per questo. Oggi è una giornata abbastanza particolare, perché comunque il vento fa sempre male, a volte anche più della salita, quindi si creano distacchi più importanti di un mortirolo, quindi bisogna stare lì allerta. Buon lavoro Salvatore! Grazie! Jacopo Guarneri, l'ultimo uomo per Arnaud-Demare. Sì, ieri il lavoro è stato un po' interrotto da una caduta e qualche scelta magari sbagliata. Era il primo giorno di corso dopo un mese, oggi vediamo di correggere il tiro e di fare meglio. Come stanno? Bene, bene, dai, la gamba non è male, ripeto, era un po' di tempo che non correvamo, quindi ci sta che ci mancasse qualcosa nei confronti degli altri e credo che andrà meglio giorno per giorno. Alcuni anni fa tu a nord di Orbetello sulla costa etrusca hai ottenuto il secondo posto, mi sembra, alle spalle di Viviani o di Petacchi al Gran Premio Costa degli Etruschi. Sì, passati un po' di anni, ormai 11 anni fa, quindi completamente un altro ruolo, però sempre dei bei ricordi. Oggi è previsto vento. Molto vento, quindi secondo me sarà una tappa interessante da guardare in TV. Grazie. A voi. Taddei Store and Service è la passione della bici a 360 gradi. A Santa Croce sull'Arno, il rivenditore ufficiale Specialized più grande della Toscana. Crono, triathlon, ciclocross, gravel, marathon, cross country, trail, enduro e downhill. A ognuno la propria bici, un posizionamento personalizzato, accessori delle migliori marche, dal casco alle scarpe. Taddei Store and Service, l'officina qualificata e attrezzata in grado di risolvere e consigliarti per rendere ottimali le tue performance. Seguici sui social e sui siti ciclitaddei.it e taddeimotocicli.it. I servizi antincendio, gli estintori, gli idranti, le uscite di sicurezza, tutto deve essere a norma, regolarmente controllato, certificato. E qui interviene RF Antincendio, personale specializzato, interventi sul posto, certificazioni e adeguamenti alle normative vigenti. Tutto fatto e fatto bene, risparmiando il vostro tempo e il vostro denaro. RF Antincendio. E non ci pensate più. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Da 50 anni Maltinti Lampadari arreda con stile tutti gli ambienti della vostra casa, interni ed esterni.
I lampadari Maltinti sono prodotti artigianalmente, con materiali di altissima qualità e con una raffinata ed esclusiva attenzione ai dettagli e alle finiture. Inoltre, nel nostro showroom troverete un vasto assortimento dei migliori marchi classici, moderni, di tendenza, che soddisferanno ogni soluzione di arredo. Dove c'è luce, c'è Maltinti Lampadari. Dove c'è Maltinti Lampadari, c'è luce. Vero risparmio, qualità, stile. Venite a visitarci ad Empoli, in via Carraia 126. Davvero una bella carrellata di interviste raccolte alla partenza da Vinci questo lunedì mattina. Francamente certe situazioni, poi ci sono state delle evoluzioni, abbiamo visto che Puccio è stato involontariamente un pochino irresponsabile a causa delle distrazioni dell'incidente che si è verificato proprio sulla riva Frascati, 5 km prima dell'arrivo. Però è stato interessante, credo possano restare attuali anche per capire quelli che sono gli umori e le impressioni del gruppo. Ora, prima di passare però agli ospiti telefonici, di cui uno, ripeto, l'abbiamo raccolto proprio ieri sera e uno lo raccoglieremo stamani, penso che sia opportuno passare anche velocemente qualche testimonianza raccolta sul traguardo di Orbetello. Giulio, altro giorno in maglia azzurra, a questo punto diventa un grande obiettivo per te. Sì, diciamo che giorno per giorno mi sto impegnando per questo obiettivo. Ovviamente l'ultima settimana ci saranno tantissime montagne, quindi è lì che si faranno tanti punti. Però diciamo che in queste giornate, senza troppo stress, mi sto prendendo qualche punto, ecco, quando è possibile. Tra un po' si arriva in Abruzzo, si arriva all'Aquila, so che ci tieni tanto. Sì, l'Aquila diciamo è il primo grande obiettivo per me, l'avevo già detto prima del giro, e quindi niente, dai. Adesso qualche giorno un po' tranquillo e poi proveremo sicuro questa tappa. Hai parlato con Moschetti, cosa è successo con Viviani? No, non l'ho ancora visto, ero ai controlli, ho visto la volata e credo che comunque sia, lui poteva dire la sua. Michele, difficile correre contro vento, sempre davanti? No, difficile, un poco de más cuidado, no? Però bueno, io credo che l'equipo è stato sempre perfetto. Y de momento lo hemos hecho bien, entonces tranquilos con eso. Gracias. Fernando, intanto i complimenti per la tua prima vittoria al Giro d'Italia, poi vorrei capire un po' anche la tua opinione sulla squalifica di Elia Viviani. No, e sopra la squalifica di Elia non sono contento, perché lui è un bravo ragazzo che sempre fa tutto bene per essere sempre in forma e oggi meritava la vittoria perché è arrivato primo il traguardo e non possiamo fare niente, il giudice ha detto così, ma sicuramente lui saprà che lui è il vincitore della terza tappa del Giro. Beh, queste sono parole molto importanti, volevo capire da te, che eri lì vicino, che cosa hai visto su quella virgolette scorrettezza tra Elia e Moschetti? No, da solo visto che Elia, quando è partito sulla volata, è andato subito a sinistra, ma mai ha guardato dietro, lui non ha controllato e arrivava quello di la 3 che si hanno toccato un po', ma in questi volati così strani, con curve, è impossibile non toccarti con nessuno. Penso devono prima capire come fanno la volata o metterla in una strada più larga, che così non si tocca nessuno con nessuno e fanno una bella volata, un bel spettacolo, ma con questi arrivi così complicato è difficile dire che non si tocca nessuno. Non la senti tanto tua questa vittoria? No, non è mia, è di Elia, l'ho detto mille volte perché lui ha fatto un bel sprint e ha meritato questa vittoria. Grazie Fernando. Okay, grazie. No, grazie a tutti. Ciao. Fernando, la condizione sta crescendo o no? La condizione sta, devo trovare il momento giusto per vincere. Siamo un po' più vicino di ieri e mi aspettiamo domani. Grazie. E allora, dopo le interessanti interviste raccolte a caldo dopo il traguardo di Orbetello, abbiamo sentito la bella soddisfazione di Miguel Angel Lopez e poi un pochino di amarezza nonostante la vittoria a tavolino da parte di Fernando Gaviria. Bene, dunque procediamo spediti. Allora, ritorniamo con l'argomento Orbetello. Si è parlato dunque di Elia Viviani che attraverso la sua virata avrebbe ostacolato lo sprint
di Moschetti, secondo molti a quel punto lì destinato almeno a conquistare il podio. Quindi il giudizio della giuria, la decisione è inappellabile e per cui gioco forza Gaviria è diventato il vincitore della terza tappa del Giro d'Italia edizione 102 e ahimè Elia Viviani ha dovuto rassegnarsi e retrocedere. Ma chi è Matteo Moschetti? Matteo Moschetti è stato protagonista di questo sprint e poi successivamente ieri sera è stato protagonista anche a Terracina. Un ragazzo giovane, un ragazzo interessante che proviene dall'Interland milanese. Noi proprio avvalendosi della prestazione del bravissimo addetto stampa della Trek Segafredo abbiamo raggiunto telefonicamente ieri sera subito dopo cena Matteo Moschetti. Ascoltiamo l'intervista e le dichiarazioni di Matteo Moschetti. Lo abbiamo trovato raffreddato ma francamente soddisfatto della sua prestazione fin qui svolta al Giro d'Italia. Allora, grazie Matteo per questa bella sorpresa, per essere qui con noi. D'altra parte, merito tuo se sei così balzato alle cronache proprio per essere protagonista di questi primi sprint di gruppo. C'è stata poi la vicenda Elia Viviani che praticamente inconsapevolmente ti ha reso testimone e anche diciamo parte interessata dello sprint. Però insomma, nonostante la pioggia, è un giro che sembra davvero aperto con le migliori prospettive per un giovane quale tu sei. Ma sì, chiaro, dai, diciamo che è iniziato abbastanza bene per me questo giro e anche se comunque scusa un po' di raffreddore colpa della pioggia di questi giorni e no, sta dicendo anche se comunque magari come hai giustamente detto tu non ero molto conosciuto all'inizio di questo giro, no, ero partito con, non dico grandi aspettative, però sapevo che comunque potevo dire la mia degli sprint e beh, chiaro, poi l'altro giorno l'episodio con Elia mi ha dato un po' più di visibilità e io malgrado, insomma, perché alla fine lui è stato squalificato, io non ho potuto fare il tuo sprint al 100% e, però come ho detto sono cose che possono succedere e quindi insomma già il giorno dopo era acqua passata e oggi è stato un altro sprint e ce ne saranno sicuramente nei prossimi giorni e quindi nulla, ecco, spero come hai detto tu, no, di farmi iniziato bene e spero di continuare così magari anche nelle prossime occasioni, no, che potranno esserci insomma per noi sprint. Allora, raffreddore a parte, cerchiamo un pochino di mettere le caselle al posto giusto. Molti hanno sottolineato il fatto che tu non hai alzato la mano, quindi non hai fatto nessuna forma di, come dire, di coinvolgimento, protesta, esatto. La giuria ha agito in forma del tutto autonoma. Però sono molti a sostenere che forse, ovviamente senza nessuna, come dire, premeditazione, Elia forse ti ha fatto, ti potrebbe aver privato di un podio. Tu come la pensi? Cioè il discorso è questo: se non ci fosse, parte con i se e con i ma non si conclude nulla, però chiaro, se non ci fosse stato lo sbandamento, forse ognuno avesse tenuto la sua strada, il tuo piazzamento poteva avvicinarsi al podio. Era questa la domanda, non voglio entrare sì, in merito. Sì, certo. Ma no, come sì, secondo me comunque questo episodio ha un po' falsato il mio sprint, ecco. Questo però sicuramente. Penso sia chiaro e ho smesso di pedalare e quindi mi sono concentrato più insomma a rimanere in piedi che a finire il mio sprint. Poi una volta che ho ripreso comunque avevo perso un po' di velocità e ma comunque è arrivato un ottimo quinto che poi è diventato quarto, però un ottimo quinto posto e sicuramente senza quell'obiettivo, cioè, scusa, senza quell'incidente di percorso magari si sarebbe potuto arrivare un risultato migliore, magari anche un podio
e come detto è un peccato, perché alla fine credo che comunque Elia avrebbe comunque vinto la tappa, e comunque è uno dei migliori sprint al mondo, e su sprint è stato comunque deviazione a parte un ottimo sprint, e io onestamente non so se potevo competere per la vittoria, però penso che magari sul podio sarei potuto arrivarci, quindi è un peccato per entrambi, però è passato, quindi ci concentriamo sul futuro. Questo sicuramente. Matteo, volevo invece sottolineare la volata di Terracina, perché qui davvero ci sono state tante variabili che purtroppo hanno condizionato questo sprint. Sottolineo infatti le pozzanghere piene d'acqua che hanno creato veramente problemi infiniti, e saggia e opportuna crediamo davvero la decisione della giuria, perlomeno di limitare la competizione ai soli sprinter proprio nel corso dell'ultimo giro. Tu come hai affrontato lo sprint di Terracina? Raccontacelo un po'. Ma io ho cercato di seguire il treno di Diomar della France Stagion, e infatti noi eravamo dalla parte destra della sede stradale, e fortunatamente seguendo il suo treno siamo finiti in una bella pozzanghera, penso 400-300 metri dall'arrivo, e lì ovviamente sia De Marchi io abbiamo perso un po' di velocità, poi comunque siamo ripartiti per lo sprint, io poi sono rimasto io malgrado un po' chiuso, e a vicenda ho chiuso anche Nizzolo e Viviani, però il ragazzo della Signor, della Guardiani, mi ha quasi costretto a spostarmi, perché sennò altrimenti avrei dovuto o frenare o insomma non c'era più spazio, quindi a mio malgrado mi sono spinto un po' contro Nizzolo e di conseguenza anche contro Viviani, però non è stato intenzionale ed era un po' dovuto al fatto, ecco, che questo ragazzo della Barriani stesse stringendomi un pochettino, e poi lui là, poi quando ho trovato lo spazio ho provato a fare comunque finire il mio sprint nel migliore dei modi, ovviamente i primi tre ecco erano nettamente avanti, però alla fine sono riuscito comunque a cogliere un quinto posto che non è poi così male. Sì, ripetiamo, c'erano condizioni oggettive del tutto della massima criticità, dove gli sbandamenti forse sì, più che le intenzioni purtroppo vanno cercati un pochino nelle situazioni davvero di massima precarietà. Poi presto posso aggiungere una cosa? Prego. Come ben detto, secondo me un'ottima idea, no? Quella della giuria di neutralizzare almeno il tempo per tutti al primo passaggio sotto la linea d'arrivo, e quindi di limitare gli ultimi chilometri e limitare il pericolo, perché alla fine è ovvio che quando ci sono anche i nomi di classifica vogliono stare davanti per evitare di perdere tempo o di scappare incidenti. Penso che nelle condizioni di oggi sia stata veramente un'ottima e saggia decisione quella di neutralizzare almeno gli ultimi 9 chilometri di gara. Solo questo. No, io vorrei aggiungere, ovviamente la corsa è corsa, a me un eccessivo fair play non va bene, ma quando ci sono delle condizioni come oggi, veramente limiti, al limite, io credo che forse l'opportunità per neutralizzare la corsa a un certo punto e creare anche un pit stop per consentire a tutti 5 minuti di cambiarvi. Non so se poi poteva essere ai fini del riscaldamento della muscolatura positivo o meno, ma veramente c'erano davvero le condizioni estreme. Sì, erano veramente estreme. Chiaro, come hai detto tu, forse l'eccessivo fair play tante volte non è l'ideale, però sì, mi sto rendendo conto soprattutto quest'anno e tante volte dalla televisione non ci si rende conto delle condizioni in cui magari siamo costretti, perché alla fine è così, a gareggiare, e tante volte spendono
forse troppo facilmente, no, delle critiche verso noi, verso il gruppo, verso i corridoi, quando oggi abbiamo fatto tutta la corsa sotto un'acqua veramente incessante e a temperature parecchio basse, tanti ragazzi hanno sofferto di freddo e dopo tutto siamo umani e tante volte, per fortuna, speriamo che ci siano molte altre occasioni in cui prevarrà insomma il buon senso rispetto all'incoscienza pura e sconsiderata. No, hai usato il termine più opportuno, il buon senso. Quando si agisce col buon senso, se tutti ci mettiamo il buon senso, si può capire veramente dove sta quella linea sottile fra la competizione e il rischio eccessivo. Andando avanti però, Matteo, è ovviamente giovane, quindi meriti anche una sorta di presentazione di carta d'identità. Tu sei milanese, dell'Interland milanese, se non sbaglio. Sì, esatto, abito in provincia di Milano, a sud-ovest di Milano, in un paesino che si chiama Robecco sul Naviglio, vabbè, circa a distanza 15 km da Milano. Allora, per la nota, per una precisazione, per il colore, diciamo che certe volte certi soffi che non sono dovuti alla linea telefonica, ma semplicemente è un gesto purtroppo naturale di Matteo di soffiarsi il naso, perché insomma tanta pioggia, dai poi si è beccato il raffreddore. Già, purtroppo sono cose che capitano e mi scuso, però è già dalla prima tappa di Bologna, dopo la prima tappa di Bologna, che soffro un po' di questo raffreddore. Purtroppo la giornata di oggi non ha aiutato, però spero di riprendermi il prima possibile. No, non c'è da scusarsi, è solo proprio il bello della diretta. Matteo, invece carta d'identità, i tuoi trascorsi e anche un pochino che cosa ti ha avvicinato al ciclismo? Ma allora, mi ha avvicinato al ciclismo mio cugino, e io da bambino andavo a vedere, giocavo a calcio, e mio cugino correva in bicicletta e un giorno c'era una gara per bambini vicino al paese, al fianco al mio, e sono andato a vederlo e da lì è scoccato in me, insomma, l'idea di provare, e i miei genitori erano un po' contrari all'inizio, poi dopo insomma un po' di tira e molla mi hanno concesso, ecco, di iniziare a correre, e da lì insomma poi faccio tutte le tecniche. Ho avuto la fortuna di correre, penso, in ottime società e sento anche di nominarle. Non sono molto, quindi di una squadra a Abito Grasso, poi Busto Garolfo, mi dispiacevano, e l'anno scorso invece ho avuto la fortuna di correre nella squadra di Alberto Contadoro, che si chiama Polo Aspetto Meta, e niente, quindi adesso sono qui alla Trek Segafredo, in questa squadra americana, ma con una forte impronta italiana, e devo dire che mi trovo veramente bene, l'ambiente è ottimo e sono veramente felice di essere in questa squadra. Data di nascita? 14 agosto del 1996. Giovanissimo, 1996, sono 23 anni non ancora compiuti. Hai parlato della formazione Basso Contadoro, lamentiamo anche Ivan Basso, no? Dovrebbe essere coinvolto, certo, questo progetto. Sì, chiaro, lui è il team manager, insomma è stata una grande fortuna poter correre per questi due grandi campioni ormai del ciclismo di qualche anno fa, e penso che abbiano un ottimo progetto e sono sicuro che questa squadra continuerà ad essere una buona scuola di, prima di tutto, di vita, e poi sicuramente a livello sportivo e ciclistico può dare a tanti ragazzi ottime possibilità. Perfetto. E senti, visto che sei velocista, quando hai cominciato a correre i tuoi campioni di riferimento erano le ruote veloci o no? Ma no, onestamente no, sì e no, non in particolare. Ho sempre un po' apprezzato un po' tutti i ciclisti, no? Quelli che comunque vincevano i grandi giri, alle classiche o comunque agli sprinter. Diciamo che non ho un idolo di riferimento.
ho sempre apprezzato e guardato tutte le corse con ammirazione per i ciclisti in generale, e non mi sento di dire che ho un mito da seguire, ecco. Però sull'ammiraglia hai uno che da professionista competeva con Cipollini, Martinello, Van der Alden. Che ti dice Adriano Baffi? Ma Adriano è veramente bravo, è veramente un ottimo direttore sportivo e anche un'ottima persona, quindi sono veramente felice di essere seguito da lui. Poi, come hai ben detto, è stato un grande velocista che ha vinto penso più di 70 corse nella sua carriera contro anche avversari molto fortati, e quindi ha sempre qualche consiglio, qualche suggerimento per le mie volate, e sono veramente felice che ci sia lui a seguirmi. Un'ultima domanda, una tua precisazione, un tuo punto di vista. Oggi pomeriggio al processo alla tappa Elia Viviani ha sottolineato come forse le prossime occasioni per i velocisti arriveranno la prossima settimana con l'arrivo di Modena e il giorno successivo a Novi Ligure. Ma davvero vogliamo bypassare le opportunità che potrebbero offrire le tappe di San Giovanni Rotondo, L'Aquila e poi Pesaro? Pensi davvero che siano precluse alle ruote veloci? Ma penso che i prossimi giorni siano impegnativi, forse un po' troppo per i velocisti. Forse può esserci prima per l'occasione della tappa di Pesaro, se non sbaglio di Pesaro, e di sabato, e però comunque ci sono diverse incognite, e sicuramente sul profilo, vedendo il profilo della corsa, le tappe più adatte, come ha detto bene lì, sono quelle di settimana prossima, e poi purtroppo non penso ci siano molte altre occasioni, però io sono convinto e voglio finire questo giro d'Italia, e perché penso che sia anche un'ottima possibilità per la mia crescita a livello sportivo. Allora senti un pochino i consigli della nonna adesso: latte, miele, una bella dormita e casomai un pochino i vapori con bicarbonato e acqua calda. Sì, sicuramente sono dei vecchi metodi, ma sempre utili e soprattutto molto funzionali, quindi grazie dei consigli e internamente già da adesso andrò in stanza, magari inizierò a curarmi un pochettino questo raffreddore che mi dà pena. Allora, in bocca al lupo, e sappiamo veramente quanto possa creare problemi un raffreddore a chi è chiamato al massimo dello sforzo. Io voglio, consentimi però Matteo, di approfittare anche per ringraziare il tuo addetto stampa Jacob Kennison, che veramente è stato davvero gentile a fare in modo che potesse verificarsi questo nostro incontro telefonico, in attesa magari di incontrarci poi a Pullman sulle strade del Giro d'Italia. Grazie per essere stato con noi, buonanotte. Grazie mille a voi e buonanotte, un saluto a tutti. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. L'impasto giusto del sapore tradizionale con gli ingredienti di alta qualità. Spizzettando, l'eccellenza della pizza dal cuore della Toscana fino al mare. Vieni a provare le pizze speciali nei nostri 7 punti vendita: Carmignano, Poggio a Caiano, Seano, Agliana, Tavola, Empoli e Viareggio. www.spizzettando.it.
Vangi Inerti SAS. La tutela dell'ambiente è la nostra priorità. Recupero, riciclaggio e vendita inerti. Raccolta e recupero materiali edili. Vangi Inerti SAS. Al tuo fianco 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Trasporti contoterzi. Noleggio mezzi operativi con addetto specializzato. www.vangiinerti.it. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Davvero una bella sorpresa poter disporre per qualche minuto di Fabio Aru. Grazie davvero Fabio di essere con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bene, dai, tutto bene, ho fatto la visita di controllo dopo il mio intervento da una decina di giorni, ho ripreso gradualmente ad allenarmi e a uscire in bici, appunto dopo la visita ho potuto aumentare un po' la durata delle uscite e carichi di lavoro e pian piano per tornare a una buona condizione. Allora proviamo un pochino a ironizzare Fabio, a buttarla sul sorriso, diciamo stai recuperando, quindi sta tornando l'ottimismo, il buon umore e soprattutto insomma qualche rimpianto in meno considerando un giro che almeno per queste 5 tappe è stato flagellato dal maltempo. Guarda, sicuramente sono felice, sono veramente contento di aver trovato un problema che mi ha limitato parecchio negli ultimi tempi, sicuramente sai, dover cambiare programma, dover star fermo non è stata sicuramente una cosa facile, però era essenziale per poter ripartire stando bene appunto per quanto riguardava la salute. Sicuramente sì, il giro visto nei primi giorni hanno trovato del maltempo e insomma, vedremo come saranno le prossime tappe. Allora Fabio, considerata la tua assenza in seno al team UAE Emirates a questo Giro d'Italia, diciamo che la formazione punta soprattutto ai successi parziali, in particolar modo con gli sprint di Fernando Gaviria. Insomma, c'è stato il successo molto discusso di Orbetello, una vittoria che per stessa dichiarazione del tuo compagno colombiano non sente troppo neanche sua. E ieri sera a Terracina un bello sprint, ma Pascal Ackermann ha saputo recuperare alla grande con un bel colpo di reni. Ah, sì, sicuramente, in squadra in UAE ci sono tanti corridori che sono perfetti proprio per andare a vincere le tappe, come Fernando, come Vissi, come Paul, anche come Conti, sono tutti uomini che hanno quelle caratteristiche. Sicuramente Fernando ha fatto un'ottima volata anche nonostante il tempo insomma che ha colpito la tappa e ha dimostrato comunque sia di avere un'ottima gamba anche in previsione delle prossime tappe. Allora Fabio, se ne è andato già quasi un quarto di Giro d'Italia e vogliamo approfittare della tua presenza qui con noi telefonicamente in qualità di opinionista. Ci sono state delle vicissitudini, l'abbandono di Dumoulin, ma se alla partenza da Bologna ti fosse stata posta la domanda chi è per te un favorito, uno solo, per questa edizione 102 del Giro d'Italia, che avresti detto? Come favorito per la vittoria finale? Sì. E dire un nome secco era molto difficile, insomma, diciamo che ci sono 3-4 nomi, a parte Dumoulin che avesse insomma dovuto abbandonare per la Covid, fa pensare a gente come Roglic, come Yates, come Nibali sul primo piano, questi sono quelli che hanno perso la vittoria finale. Secondo te Fabio, con l'abbandono di Tom Dumoulin il Giro perde il favorito principale? Guarda, anche Dumoulin sicuramente era dopo questi, diciamo che c'erano questi quattro nomi che a mio modo di vedere sono un po' più alti, però ci sono tanti altri molto forti che possono giocare
sono due posti più alti della classifica, come anche Landa, come non mi viene in mente nessun altro, però diciamo che saranno questi quelli che giocheranno più in alto. Poi bisogna aspettare ancora le prossime tappe per vedere realmente come sono le condizioni. Tu, Fabio, hai ottenuto due piazzamenti d'onore al Giro d'Italia e soprattutto li hai ottenuti grazie a una terza settimana davvero piena di performance. Vedere Roglic così già tirato, così in ottima condizione alla prima settimana, può far sorgere qualche dubbio sulla sua tenuta? Ma è sicuramente ha dimostrato di fare un inizio di stagione dove è andato molto forte in tutte le gare a cui ha partecipato. Sarà curioso sicuramente seguirlo. Anche l'anno scorso al Tour comunque sia è arrivato quarto, quindi ha dimostrato che nelle tre settimane c'è e può essere molto competitivo, quindi non lo sottovaluterei, insomma non sottovaluterei il fatto che possa arrivare anche la terza settimana ancora in buona condizione. Allora Fabio, per fortuna le cose sembrano andare meglio e soprattutto si sente anche dal tono di voce che insomma il morale davvero e la convinzione piano piano stanno tornando, ma a questo punto è sempre presto per programmare perlomeno la tua presenza in uno degli altri due grandi giri che restano, Tour o Vuelta che sia, soprattutto la Vuelta penso. Ma mi auguro insomma di poter rientrare magari per la Vuelta, adesso è un po' presto per delineare un programma o per dire se sarò al via oppure no, perché è passato solo un mese e mezzo dell'intervento, però sarebbe un bello obiettivo poter rientrare appunto per il finale di stagione, per dare un senso proprio a quest'anno. Ma a questo punto viene da dire, serve davvero la prova agonistica per valutare in maniera chiara e inequivocabile i miglioramenti che possono essere scaturiti dall'intervento chirurgico? Sicuramente, sai, la gara è il banco di prova, è quella, diciamo, i ritmi che si hanno, che si fanno in gara sono unici, è difficile, molto molto difficile replicarli in allenamento, quindi sì, bisognerà aspettare sicuramente le competizioni, però dalle visite, dalle prime visite che ho fatto anche post intervento, sembra veramente che tutto si sia sistemato e che tutto sia andato bene, quindi questo mi dà veramente molta fiducia per i prossimi appuntamenti. Fabio, tu vieni da studi classici, ieri il Giro ha toccato le terre che sono narrate nell'Odissea, nel Girovagare di Ulisse. Ebbene, diciamo, se volessimo trovare un pochino una metafora, anche per te questi problemi sono stati un'odissea. Speri anche te poi di trovare la Dea Minerva che possa assisterti a ritrovare la tua Itaca. Ma sicuramente, insomma in pochi sanno veramente quello che è stato, quelli che sono stati gli ultimi mesi, però dai, l'importante è aver trovato veramente la causa che mi limitava parecchio, soprattutto in uno sport dove la competizione, i ritmi nei finali soprattutto di gara sono molto molto elevati, quindi se non sei al 100% è veramente molto difficile essere competitivo, quindi io non potevo esserlo, ma dai, la via del recupero è iniziata e quindi insomma non vedo l'ora di potermi confrontare appunto con gli altri nei campi di gara, insomma non vedo l'ora di potermi confrontare appunto con gli altri nei campi di gara. Allora diciamo che hai avuto un pochino Poseidone contro, ma sicuramente la Dea Minerva l'avrai al fianco per ritornare verso Itaca, possiamo metterla così? Va bene. Grazie per essere stato con noi Fabio, buon allenamento, buon lavoro e soprattutto ti auguriamo un ottimo rientro. Grazie a voi e buona giornata, a presto.